Okay, so we started the morning by talking about like el pensamiento campesino and the role of a farmer not merely as a potato producer, but someone who also produces knowledge, right? We had this in mind. Okay. Quindi abbiamo iniziato la giornata di lavoro focalizzandoci sull'idea di pensiero agricolo, di pensamento campesino e in particolare sull'idea di produzione di sapere all'interno del mondo rurale. And then in the same time, in the second phase, we also talk about the acculturation phenomena and we talked about different examples of forms of acculturation and how can we identify this acculturation in the rural context and if it's really happening or not. E dopodiché siamo passati al concetto di acculturazione e all'idea appunto di acculturazione all'interno del mondo rurale. So in order to understand like these two, not to understand but like to maybe talk more specifically about these two questions, you know, the change and the role of the farmer as a knowledge producer, and in the same time, how can we identify this acculturation phenomena that we talked about? I'm going to tell you about this one project that I did again in the context of my village in Spain, called Contestador, or Answer Machine in Italian, Secretaria, no? Secretaria Telefonica. E quindi a partire dall'idea di acculturazione nel contesto rurale abbiamo affrontato anche tutta una serie di cambiamenti che riguardano il ruolo del contadino, del mondo rurale e della produzione di sapere all'interno di questo contesto e affronteremo questi temi nel pomeriggio a partire dal progetto intitolato Contestador, ovvero segreteria telefonica realizzato appunto da Asunción. So this project took place within the frame of Campo Adentro. Campo Adentro is a project developed by another Spanish artist called Fernando García Dori, who's also taking part in Rural Action this year. E il progetto Contestador nasce all'interno di un progetto più ampio portato avanti dall'artista Fernando García Dori a partire dal 2000, it started in 2011, so, 2013, yeah. Iniziato in Spagna nel 2011 e Fernando sarà con noi nei prossimi appuntamenti di Rural in Action. So, and he will be able to tell you more about like Campo Adentro. So basically, one of the things that Campo Adentro had was the series of residencies for artists who wanted to develop projects within the countryside. E dunque uno degli aspetti portati avanti da Campo Adentro consisteva in una serie di residency per artisti all'interno di questo contesto rurale. And I presented this proposal in order to work with an issue that was troubling me big time, which is the role of bureaucracy within the agricultural practice. E quindi sostanzialmente Asunción ha proposto per il progetto Campo Adentro una riflessione sul ruolo della burocrazia all'interno delle pratiche rurali. So the problem or the idea or the issue that I was trying to work with had to do again with the change in the role of the agriculture. I mean, sorry, on the producer, you know, on the small farmer or the campesino or the peasant. E quindi il problema con il quale Asunción ha voluto interagire è stato appunto quello della burocrazia nel mondo dei piccoli produttori, il ruolo che la burocrazia ha nel mondo dei piccoli produttori contemporanei. So the changes is not only that, okay, farmers were only consider as being food producers. You remember we talked about, okay, they're also knowledge producers. So forget it about getting people to understand that they are also knowledge producers. But also the thing is, like, until today, in developed countries or so-called developed countries, the role of the farmer is also changing, and at this point is not even a producer, is exclusively a consumer. A consumer of what? A consumer of phytosanitarios. I don't know like how you say this in any other language, you know, basically seeds, fertilizers,
chemicals being provided by the industry, but not exclusively, you know, like the shopping bag of the agriculture, of the industrial agriculture. It is not only a consumer of this. The farmer is also a consumer of bank loans and bureaucracy, you know, like this kind of like aid coming from Europe. Al di là del fatto che i coltivatori, i piccoli coltivatori non sono assolutamente considerati come dei produttori di saperi, fra i cambiamenti che l'agricoltura sta vedendo negli ultimi anni c'è appunto il fatto che i produttori non sono più visti neanche come semplici produttori di alimenti e di cibo, ma sono visti come dei meri consumatori, dunque consumatori di prodotti chimici come fitofarmaci e quant'altro e in più come consumatori di bank loans, sono i mutui e consumatori di burocrazia in qualche modo. So the, I mean, like this kind of like understanding of the role of the farmer as a consumer, it came because my family are farmers themselves. My father and my two brothers have this small production, you know, like they produce wheat and grapes, and just by looking at the amount of paperwork that my mother, who is the secretary of the family, has to do, you know, in terms of like running from one bank to the next, running from, you know, the office of the Diputación Provincial to the, you know, like the community and whatever, and filling up, you know, the papers of PAC, La PAC. You know, you are all familiar with what the PAC is? You know what is the PAC? PAC? No, pagare no. È una sigla. La PAC. Ah, la posta certificato. You know when you are going, you are as a farmer, you get this aid from Europe as a compensation for integrazione. No, it's a politica agronoma comune. Yeah. We call it. So the only, I mean, at the beginning of the European Union, once upon a time. Sociale. I mean, it's one okay. So basically, after the Second World War, when Europe started to recover, there was like different recovering programs. Some of them was the Marshall Plan. Yeah. And then later on, the first time that Europe did in union after the Second World War was develop this program that it was through agriculture in trying to generate a plan or a set of political ideas or political structure that could help Europe to become self-efficient. Because at that time, post-war in all over the place, Europe was consuming goods produced from elsewhere. La PAC. La PAC. La PAC. Yeah. How do you say this in Italian? Sì, il programma per la ruralità, cioè per l'agricoltura, quello relativo. La chiamiamo pure noi, PAC. No, io non ne sono PAC. Dunque l'idea dei coltivatori come consumatori di burocrazia viene dall'esperienza diretta di Assunzione della sua famiglia, che è una famiglia appunto di produttori, di contadini, e dunque lei è stata testimone della quantità di lavoro che sua madre ha dovuto portare avanti con vari lavori di amministrazione fatti di uffici e quant'altro. But I can't remember the role of about the La PAC. Yeah, the PAC is one of the biggest documents that now farmers have to fulfill in order to get the economical compensation from Europe. Everything, I mean, in Italy is also applied. I don't know where is the condition for PAC here, but basically most of the agriculture in Europe is being funded. So the farmers get this economical aid. Okay. What is the name of it? PAC. Yeah. I'm not that aware of it. Sì, dunque sostanzialmente lavoro di amministrazione per le richieste fatte all'Europa in termini di finanziamenti. Mm-hmm. So basically, I mean, the
the farmer today, he didn't only have to, you know, seed and plow and harvest and stuff. Also, one of the duties that the farmer had to do was fill up papers, fill up these forms in order to be able to receive this economical aid from Europe. Quindi uno dei compiti degli agricoltori non, è sulla direi che è sulla completamente dal lavoro prettamente agricolo fatto di semina e raccolto e quant'altro, ma è strettamente legato appunto alla compilazione di moduli da sottoporre all'Europa per poi ricevere i finanziamenti legati al PAC. Yeah. When looking at the economy of the small producers in my region, not only like my family, I mean, in different conversations, we all came to the conclusion that most of the money that the farmers, small farmers, and small producers in my region are getting out of selling their crops, the money that enters the house, not from selling your wheat or your grapes, it will be in totally, or in its most part, consumed in the expenses of producing it. So paying the petrol, paying the fixing the tractors and the machinery, paying the, you know, the fertilizers and these things, and at the same time, paying the interest of the loans that you are getting in order to buy a tractor or have a, you know, like a warehouse where you can work. And how do you actually live from the money that you use for paying your rent, your phone, your food, and whatever? It doesn't come from your farming activity. This is the money that Europe is providing you as a tip, you know, some kind of compensation. Because otherwise it will be impossible actually for you to live from your work. Because the industrial agriculture system that has been applied is self-consuming. You know, it's not sustainable in any way. The money that you produce selling your crops is the money that you spend in producing the crops. E dunque sostanzialmente il denaro che si attraverso il quale gli agricoltori poi trovano il loro sostentamento non viene direttamente dalla produzione di, appunto dei loro prodotti e delle loro piantagioni, ma viene appunto dall'Europa, proprio perché come una sorta di compensazione al fatto che gli agricoltori stessi, i produttori stessi, devono affrontare tutta una serie di spese legate all'acquisto di trattori o ai prestiti stessi che vengono chiesti alle banche, gli affitti, e dunque tutta questa quantità di spese fa sì che il guadagno, che non ci sia guadagno poi sostanzialmente dalla produzione stessa. So again, like when trying to, okay, so this was an assumption or an idea that came out of my research and my previous knowledge on what my family's economy is about. But in the same time, I realized that there is very, I mean, this thing isn't being talked about enough. You know, like we are not totally aware of the weight of the bureaucracy and the weight of this paperwork that has in our labor or in our economical activity. And in one way, I thought that I should, you know, come out with an artwork that it could help us see how the role of the agriculture of the farmer has turned into a producer, I mean, from being a producer into a consumer of all of these goods, and in the same time, a way of like thinking about this cultural colonialism, you know, how bureaucracy is removing the sovereignty from our own hands, us thinking in terms of farmers. E dunque, proprio grazie a questa esperienza diretta, Assunción ha potuto conoscere tutti questi retroscena legati al mondo dell'agricoltura. E una delle sue considerazioni è proprio quella che non c'è abbastanza dibattito intorno alla quantità di burocrazia che gli agricoltori devono affrontare. Ed è proprio per questa ragione che ha deciso di portare avanti queste ricerche, ha deciso di creare un lavoro d'arte, un progetto artistico su questo argomento, che è strettamente poi legato a quella che lei chiama burocrazia culturale, cultural bureaucracy, che in qualche modo è una forma essa stessa di colonialismo.
Yeah, so when I started looking into this, I thought about like how is the dialogue between the small producers and the administration, you know? So when, the administration is there sitting in Brussels, providing and writing down all of this canon, no, all of this kind of law, that then is gonna be later applied on the individuals, but how the individuals find out about this and how is the dialogue? So basically there's no dialogue, or when the, let's say a farmer has an inquiry about how to fill a paper, he will probably have to call to this one administration number, and in the administration number, the first thing you're going to hear is an answer machine. No? Welcome, bienvenido a la Diputación Provincial de Burgos. Or, you know, like you will have like the first, this wall, which is this answer machine, that is going to mediate your relationship with the administration. And it will give you different options. No, like if you want to talk to accountant Nana, press 1. If you want to talk to like rural development, press 2. E quindi il punto di partenza della riflessione di Asunción è stato proprio quello immaginare il dialogo fra i burocrati di Bruxelles e gli agricoltori, e la sua riflessione è proprio partita dalla domanda come avviene questo dialogo. Da una parte abbiamo i burocrati di Bruxelles che preparano tutto il lavoro di documentazione sul quale poi dopo gli agricoltori dovranno spendere moltissimo tempo, e dall'altra parte ci sono gli agricoltori che ricevono tutto questo in maniera pressoché passiva, e nel momento in cui l'agricoltore ha bisogno di mettersi effettivamente in dialogo con Bruxelles, ciò che trova è una segreteria telefonica che risponde con una risposta automatica. Dunque, se vuoi parlare di questo, premi 1 e premi 2 e quant'altro. So already the dialogue is designed, it has been curated, has been this, you know, like organized, so there is no dialogue. I mean, you can only press numbers and you can only decide where are they offering you. You know, it's a very disadvantage situation. Sì, quindi è una situazione di grande imparzialità, perché fondamentalmente è un dialogo completamente viziato da una sorta di disegno a monte, che poi è il disegno appunto di coloro che stabiliscono le regole a Bruxelles. Dunque non è assolutamente un dialogo autentico, è appunto determinato da opzioni ben precise alle quali l'agricoltore deve sottostare. So I thought, okay, what would it happen if actually we reverse the position? And this time, the answer machine is not in the hands of the administration, and the answer machine is in the hands of the farmer. Quindi quello che Asunción ha cercato di fare è stato di sovvertire i ruoli. Dunque, che cosa succede nel caso in cui non sono più l'agricoltore a dover chiamare con delle richieste, ma esattamente il contrario, è l'agricoltore a dover offrire delle risposte invece. So what it started as an idea and as a joke actually turned into a project that I started, like this idea of creating an answer machine for a farmer, but this time, I will still be within the terrain of symbolism and not reality. So I will not make actually a real answer machine than the administration can call. I will try to find for a profile of a common farmer and create this fictional character that is what is going to be in the role of all of these farmers. So it's not one for one person, it's more for like a profile, and I will elaborate, you know, like the script on this for this answer machine based on real scenarios. E dunque Asunción ha operato su un livello prettamente simbolico, e dunque ha creato una sorta di profilo fittizio appunto di un agricoltore che risponde alla segreteria telefonica, a partire però da situazioni reali, da problematiche reali. So during one month I follow my family everywhere to every single office they have to go to, all of the banks and
and all of the different administrations and find out, you know, what was the methodology and what was the procedures they have to go to, you know, like how many papers and how they interrelate together. So, I mean, if you need to get the European community help, you know, aid, you need to first make sure that you have a bank that is sponsoring you in the back, and in order to have the bank, you previously have to prove that you own land, and you know, like, what is the circuit and how does it operate? E dunque per arrivare alla creazione di questo profilo fittizio, Assunzione ha fondamentalmente seguito sua madre per one month? Yeah. Per un mese appunto nel suo lavoro quotidiano di relazione con tutta la burocrazia di cui abbiamo parlato prima, che va appunto dalla richiesta di prestiti fino alla compilazione di moduli per finanziamenti europei. Yeah, and also, yeah. Ah, è nella banca. Prima ancora di poter scrivere la richiesta, devi avere una banca che ti supporta, right? Mm-hmm. Justice? Quindi c'è tutto quello che le interessava era tutto il meccanismo, capire il soggetto, poi la banca e quello che avevano dovuto fare ancora prima di fare la richiesta. And again, what was the exchange of information? Because here what you see in this photograph is my father filling up the paperwork for the PAC in order to get this aid in the local bank, with the local banker. So again, what is the kind of exchange in information, you know, and in order to receive this aid, what kind of information they need to know from you? You know, how much hectares of land? What are you going to grow in these hectares of land? What is the productivity and what are you expecting on? So it's like a survey that you're doing. You're providing all of this enormous data on the productivity of your land, on your territory, how much you own, So it's like worse than Facebook, you know, like there's all of these surveillance kind of paranoia associated to how much information you provide in the online social platforms. But much before Facebook and these other things, there was already another way of surveillance and collecting information that had to do with, you know, bureaucracy and establishment of different political regimes. Let's call it this way. E dunque nella foto c'è appunto suo padre, che fornisce tutta una serie di informazioni al funzionario della banca e la riflessione di Assunzione parte proprio da questo scambio di informazioni per cui ben prima che Facebook esistesse e ben prima che un po' tutta questa diffusa paranoia nei confronti dei nostri dati personali, di quanto siamo sorvegliati attraverso i social network, c'erano ben altre forme di sorveglianza e di controllo dei propri dati, come nel caso appunto degli agricoltori che durante questi incontri devono fornire alla banca tutta una serie di informazioni ben precise su cosa producono, quanto guadagnano, eccetera. Okay, so again, during these 2 months, I was not only chasing my family everywhere, but I was also like meeting with other farmers and producers and trying to put together a picture of all of these connections. Yeah, these are just I don't know if you can really see because of this light specifically. I don't. You think we can turn off this one or not? E quindi sì, non ha soltanto seguito i propri genitori e la propria famiglia in queste peregrinazioni, ma ha anche cercato di incontrare altri agricoltori. Sì, esta sì. Yeah, all of the lights. Okay. Never mind. So anyway, after this time of research and collecting all of this data, I decided to start the script for what is going to be later the answer machine and try to contact an actor. You know, like actually it was a person who works in radio to give their voice to this answer machine.
Dunque, dopo la raccolta dei dati e dopo tutto il periodo di ricerca portato avanti da Asunción, c'è stato poi il momento di sintetizzare il tutto e creare una sorta di copione che sarà poi recitato dalla voce di un attore per rimpiazzare appunto la voce della segreteria telefonica. Thank you. Okay, so remember in the morning we talked about like the previous project of the Chozos and how to use pre-existing forms of culture that comes from your context, you know, like so on using this one existing building that it was done with this form of traditional architecture. So when looking into this new project, I was starting to look at also el teatro popular, no? I mean the popular theater. So within the rural context, you have like all of these theater groups, then they play this kind of like parody and this kind of like comedy, then they will generate some kind of like comedy, la comedia del absurdo, no? Like, you know, like this popular theater that it was called, you know, I don't think I know this word in any language. como teatro del pueblo, teatro popular, pero... So in the way of writing the script, I also looked at these popular forms of theater and the kind of narratives and how they were interacting, and so colliding all of the research of all of this data on, you know, the subject I just described, together with the popular theater, and then using this radio. The outcome was this answer machine that I'm going to now play to you, because most of the things you're actually going to understand. And also for, I work with this punk rock, local punk rock band called Mano Guarra, meaning from Aranda de Duero, but actually they come from different villages. And Mano Guarra, you know the group Manowar? Mm-hmm. Manowar. So Mano Guarra means dirty hand. Guarra in Spanish means dirty, filthy. So like Mano Guarra was like a joke of Manowar, you know, like in the local context. So you and together with them we created the, you know, when you call an answer machine and they have music that makes you wait, you know, so the tune for when you're waiting in the answer machine was actually a tune by Manowar. then we took a song from Extremo Duro. I don't know if you know the band Extremo Duro. So it totally transformed the lyrics, and you're going to hear the tune, you're going to hear everything. So again, working with instruments and things from the countryside. So again, I mean, like in terms of influence, I was not looking necessarily at what's happening in the contemporary art scene and what's being shown in New York. I was just looking at the situation in my village, what is the problematic of the bureaucracy, looking at the local theater and local forms of knowledge distribution, and again, what's happening with the music scene, the local music scene that is actually rural punk. So you have a punk band that is telling you about tractors and is telling you about like what's going on. Quindi, così come stamattina abbiamo... abbiamo visto nel progetto che appunto Asunción ci ha mostrato il ruolo delle forme di cultura che già esistono all'interno del contesto rurale, così vediamo anche in questo progetto il contestador che Asunción si rifà poi a delle forme di produzione culturale che sono strettamente legate al contesto, quindi non provengono da gallerie o istituzioni di New York, ma sono strettamente legate al mondo rurale, nello specifico al mondo rurale di Burgos dove ha lavorato. Dunque sostanzialmente ha messo insieme i vari dati che ha raccolto durante il periodo di ricerca di cui abbiamo appena parlato.
La tradizione del teatro popolare, quindi il teatro legato alla parodia, all'assurdo, e a quello che noi chiamiamo il vernacolo, insieme a questa band punk, di cui non conosco molto, creando appunto questo messaggio e creando appunto il copione per la risposta della segreteria telefonica. E sì, con la band punk hanno creato una sorta di jingle. E sì. Ok, so. Gracias por contactar con el servicio de atención telefónica de Baudelio Merino. Don Baudelio Merino, agricultor con más de 40 años de experiencia en el cultivo de cereales de secano y uva, le da la bienvenida y le solicita que por favor indique el motivo de su llamada. Can you translate? Lo mismo por eso. But I don't remember the name of the guy. Well, I forgot also, wait. Baudelio Merino. Baudelio Merino. Ok, quindi dice, benvenuto, questo è il servizio di segreteria telefonica di Baudelio Merino. Al momento non ci sono, però grazie mille per avermi contattato, io sono un agricoltore di 40 anni d'età, ho un'esperienza con i cereali, l'uva, non ricordo cos'altro. Per prima cosa dovreste chiarire la ragione per cui mi avete contattato. And then he's gonna give the options to the whoever is calling, right? This is the option that he's giving. Okay, adesso darà le opzioni per chi ha chiamato, quindi una delle ragioni per cui l'avete contattato. Si quiere cobrar facturas pendientes, pulse uno. Okay. Se sta chiamando per coprire delle but you need the translation. Ok, se sta chiamando per coprire la copertura di bollette o pagamenti che non sono stati ancora coperti, prema 1. For the bills, for uncovered bills, press 1. So first of all, if you want money from me, basically. If you want money from me, pay 1. I mean, press 1. Se quiere cobrar recibos de seguros agrarios, pulse 2. Se invece è per pagare, no, se invece è per prendere, quindi prelevare da lui la ricezione del fondo agricolo, allora prema 2. Si quiere cobrar comisiones, intereses o vencimientos de créditos y avales bancarios, pulse 3. Se invece deve coprire, I don't remember the option already because it's very difficult. Yeah, no, so basically again. No, but it's saying something like. I'll go back. Yeah. De créditos y avales bancarios, pulse 3. Para cobrar. Quindi se invece deve coprire fondi di credito oppure, diciamo che le opzioni che lui dà in questa frase sono a che vedere con cose che bisogna. I don't understand if it is to get it or no. He's always he's the money provider. Okay? So if you want to get from if you me, want to get money from me because I have a factura. First is like for the consumer. So whoever is yes, I understand. And then the banks. Okay, quindi la prima opzione era semplicemente per prendere dei soldi, la seconda era per questioni di assicurazione, la terza opzione era per il prestito. Pulse 4, para cobrar multas y penalizaciones, pulse 5. Per poter coprire invece delle multe o penalizzazioni, schiacci 5. Para ofrecerme lo último en maquinaria agrícola, por favor, pulse 6. If you want to offer me the last okay. Se invece sta chiamando perché mi vuole offrire l'ultimo macchinario agricolo per piacere 5. Sì. Ofrecerme nuove semillas fitosanitarie e fertilizzanti, pulse 7. Se invece mi sta chiamando per offrirmi dei nuovi semi fitosanitari per piacere schiacci 7. Para que solicite las nuevas ayudas europeas, pulse 8. Invece perché io possa richiedere i nuovi aiuti europei, prema 8. Si quiere invitarme para
otra charla de la PAC en el horizonte del 2020, pulse 9. Se invece vuole invitarmi per un'altra riunione su il futuro della PAC nel 2020, schiacci 9. Para asuntos relacionados con el embargo de mi propiedad y o maquinaria, por favor, póngase en contacto con mi mujer marcando almohadilla. Si quiere asuntos relacionados con el embargo de mi propiedad y o maquinaria, okay, por favor, póngase en contacto con mi mujer marcando almohadilla. E qualsiasi cosa invece che sia relativa al possesso dei miei macchinari o dei miei terreni, per piacere si mette in contatto con mia moglie, e il nome è, non so qual è, e schiacci asterisco, no asterisco, cancelletto. So basically in the first... Second, I just resumed this because I don't know if they got... Basically there were all the options. The guy is just like, in this case, he is the giver, he's the one, yeah? So basically one is about the loans, one is about the insurance, another one is about equipment, another one is if you are calling me to offer me new seeds, if you are calling me to offer me new machines or things like that. So there are all these options. And then the last one is, in case you are calling me in order to speak about my own property and the thing that I already have, my machines and things like that. No, it's like if you're talking to me to take the house from me. To take the house from me or to take my, speak with my wife. So when you press the one of the wife, this is what it sounds like. En estos momentos, todos los miembros de mi familia se encuentran ocupados. Por favor, manténgase a la espera. Tú crías más animales y al animal que más crías es al buitre carroñero, es al buitre carroñero. Todos los miembros de mi familia continúan ocupados. Por favor, permanezca en la espera, gracias. Desde que yo no te pago, tú todos los días me matas y alimentas con mi carne el Moncloa. Buitres negros, el Moncloa, buitres negros. Le informamos que el tiempo estimado de espera es superior a 3 minutos. Puede mantenerse a la espera o vuelva a llamar en otro momento. Desea realizar cualquier otra consulta, pulse 0 para volver al menu de inicio. Should I translate? No? Ok, quindi il messaggio invece, questo è il messaggio che si ascolta nel premere il cancelletto per la moglie. Il messaggio inizia così: tutti i membri della mia famiglia in questo momento si trovano occupati, sono occupati, quindi non possiamo parlare con voi, vi preghiamo di aspettare. E poi c'è la musichetta, anche il testo della musica ha un suo valore, nel senso ogni giorno tu mi chiedi di pagarti, non ricordo tutti i ritornelli comunque, e produci sempre più animali. Poi ricomincia il messaggio, seconda volta, e dice: ci dispiace che sta ancora attendendo, ma tutti i membri della famiglia restano ancora occupati. La preghiamo di attendere e insomma ci risponderemo presto a quello che sta chiedendo. E riparte di nuovo la musichetta dicendo: ogni giorno mi chiedi sempre di pagare di più e nel frattempo mi dai della carne. Non ricordo tutti i ritornelli. Inizia il terzo messaggio, la informiamo che il tempo di attesa è intorno ai 3 minuti, ma cercheremo ad ogni modo di rispondere il prima possibile. Poi c'è il jingle di nuovo e l'ultimo messaggio, che è: ci dispiace molto, non siamo riusciti a risponderle, sono ancora tutti occupati, nel caso in cui le interessi ancora sapere altre informazioni, prema 0 per ritornare al menu. That since you are going to listen all of it again, you will not do it.
Yeah, yeah. Which is exactly what they do, you know? Yeah. Yeah, 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 yeah. Exactly. Yeah, yeah. No, I was just laughing because we have a first-hand experience with the secretary. Like the other day, we tried to call to England, and it was with a prepaid card, and basically took so long in just waiting that we couldn't accomplish the end of the phone call. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. This is. Yeah, yeah. Which is yeah. No, so, stavo dicendo che stavo ridendo prima rispetto a questa cosa perché proprio recentemente, l'altro giorno, abbiamo dovuto chiamare a un servizio in Inghilterra e abbiamo preso una scheda prepagata che generalmente ha una durata di 40 minuti, abbiamo speso tutta la scheda prepagata e non siamo riusciti a terminare la chiamata. Yeah, 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 and she said, at least here you have a good band. No, la musica era orrenda, the music was so, yeah. So, for instance, I mean, this is when you activate the bottom of the fines, you know, I mean, it's like, if you want me to pay you back the fines, this is the menu. Para cobrar la multa que le pusiste a mi madre por corto. No? Sì, questo, quello che andiamo ad ascoltare adesso è ciò che la segreteria dice nel momento in cui si preme il bottone delle multe, per pagare appunto le multe. Can you start from the beginning, because if not I will not... Yeah, I will... Para cobrar la multa que le pusiste a mi madre por cortar manzanilla, pulse 1. per il pagamento della se state chiamando per il pagamento della multa che avete messo a mia madre per aver tagliato la camomilla, manzanilla is the camomile, right? Camomilla, per piacere prema 1. Para cobrar la multa que me pusiste por hablar en el móvil mientras conducía el tractor por la cañada del lado de mi parcela, pulse 2. Ok. Per il pagamento della multa che mi avete messo mentre parlavo al cellulare e stavo guidando il mio trattore al lato non so quale del campo, per piacere, prema 2. Para cobrar la multa que me pusiste por llevar las tijeras de podar en el coche, pulse 3. Per la multa che mi avete messo per portare le forbici per la potazione all'interno della mia macchina, per piacere, prema 3. Para cobrar la multa que me pusisteis cuando mi hija se trajo el novio a la viña la tarde del domingo para coger 4 racimos y no les hice contrato de fin de obra, por favor, pulse 4. Okay. Per la multa che avete messo a mia figlia per aver portato, per essersi recata al vigneto insieme al suo fidanzato ed aver tagliato 4 grappoli d'uva e non aver pagato la tassa per la fine dei lavori, I don't know, il contratto, without contract, senza aver fatto il contratto, per piacere, press 4. Yeah, so I mean, within the menu of the fines, we already learn about, you know, like what are the things that are being punished, you know. So if you take a chamomile from the countryside, now it's an offense to the environment. I mean, how on earth this is an offense to the environment? You know what I mean? I mean, so this goes against the traditional practices of collecting your own chamomile. Quindi dice, già ascoltando i messaggi che c'erano all'interno della segreteria telefonica si possono capire quali erano le cose perseguibili, ossia i problemi che adesso vengono multati. Una di queste è per esempio che se tu vai e prendi la camomilla direttamente dal tuo terreno, questo atto è multabile perché stai creando un danno all'ambiente. E quindi Assunzione dice, come mai è possibile che raccogliendo della camomilla stai creando un danno all'ambiente? Yeah, and then again, then the second option is like, he gets a fine to talk on the phone while he's driving the tractor. The tractor, yeah. In the middle of nowhere, I mean, the middle of a road and without any traffic. So, I mean, how on earth this person is going to be spotted? You know, I mean, you are there in your tractor talking on the phone probably with your son who is working in a field a few miles away from you and just making the phone call to check on him to see if he had a problem or whatever.
And where is the police, Yanni? So there's a police hidden in a bush, and it's like, eh, a farmer talking on the phone. You know what I mean? I mean, what level of surveillance we have achieved until the moment that a farmer talking on the phone in a field in the middle of the countryside is being spotted. So the police is there to what? To chase the farmers around and see if they misbehave so they can put like 1,000 euros fine. This is another way of collecting money. Yeah. Il secondo messaggio invece aveva a che vedere con la multa per parlare al cellulare mentre il contadino guida il trattore. Dice, per poter mettere questa tipologia di multa significa prima di tutto che trovandosi il trattore in un campo deserto dove non c'è niente intorno, il poliziotto si deve essere nascosto in un cespuglio, all'agguato, aspettando che il trattore passasse di fronte al cespuglio, saltando fuori dicendo ti ho beccato, devi pagare la multa perché stai parlando al cellulare sul trattore, considerando che per parlare al cellulare sul trattore significa che potenzialmente il contadino sta controllando magari suo figlio che si trova in un altro campo e che quindi questo è l'unico momento anche per poter parlare. Quello che Assunzione vuole sottolineare è che il livello anche di marketing che si è creato intorno a questo tipo di operazioni è tale davvero da utilizzare l'esercizio di un corpo dell'arma, la polizia insomma, con una vigilanza così forte da stare a guardare se l'agricoltore parla a telefono, cellulare, sul trattore, nel mezzo di niente, senza traffico, quindi senza neanche creare un problema per nessuno. Ed è un altro modo che lei vede per poter raccogliere soldi, perché sono multe. Yeah, and then the third fine has to do with him carrying his working tools in the car. So if now in Spain you wearing a scissors to cut the branches of the trees, you can be accused of having a weapon. Un arma blanca, you know, a weapon, not a fire weapon, but so now like your working tools are a threat, you know? Il terzo messaggio riguardava le forbici che si utilizzano per potare le piante, quindi sono abbastanza grandi. Dice adesso in Spagna se si circola con uno strumento del genere all'interno della macchina si può essere accusati di circolare con un'arma bianca, che non è un'arma da fuoco, ma comunque è un'arma che può creare... È un'arma. Quindi il problema è anche in che altro modo quello può trasportare. Esattamente. Yeah, in che altro modo? You know, how are you going to do it? So what do you do? Like you bury your tools in the ground and then you find it? I mean you walk to the field with the tools in your hand, but you know what I mean? So they create this conflict in which you are being like treated like a criminal and you're working tools now. A threat to others. Quale può essere, cioè in quale altro modo uno può trasportare i suoi strumenti al campo o li praticamente seppellisci, cioè li metti nel terreno in modo che possano essere a portata di mano ogni volta che ne hai bisogno in campagna, oppure devi camminare, quindi non portarli sul tuo veicolo, ma camminare con una grossa forbice a portata di mano. Oppure diversamente devi trovare, I don't remember all the alternative. One is that you put it in the ground, one is that you take it with you. Yeah, and another one is like you find yourself a new job where you have not used harmful Dice, oppure ti trovi un altro lavoro dove è sicuro che non devi utilizzare nessun possibile oggetto contundente, nessuno strumento che possa essere un'arma. And then the last fine on the menu, they got this fine because the daughter of the farmer is okay. It's the harvesting time, and probably like it happens here. I mean, or it happened before. When it's time to collect the grapes, this is like a family and a friends thing you do. You know, you don't normally employ people as in the formal employment. You help each other, your neighbors, blah blah. So in my family, when we were harvesting, I always brought my friends from Madrid. For them to know what it's like collecting the grapes and also spending a day out. And normally this is very casual, it's not even labor. I mean, you're there for 3 hours, you cut you know, this much of grapes, and now this is the thing that is being legislated in the way that every single person that now needs to be in the terrain, it needs to have a formal contract. I mean, all of course, this comes from like exploitation of labor. What happens when people are being asked to work without regulating the, you know, the formal labor? But in the same time,
is disrupting the whole tradition of the harvest. So the harvest is something that you do collectively. It's the something that you do through family bonds and through friends bonds. And suddenly, again, if your own daughter, I mean, if the husband of your daughter is coming one afternoon to help you, and you don't make this contract for 3 hours or 2 hours, then he's going to be there, you get a 6,000 euros fine. Quindi l'altro messaggio riguardava la multa che avrebbero fatto per aver fatto lavorare il genero o il fidanzato della figlia senza avere un regolare contratto. Assunzione dice, in realtà prima, nel passato, la raccolta dell'uva era un momento di convivialità in cui tutte le famiglie chiedevano amici, conoscenti di venire e si condivideva questo momento. Logicamente queste persone non venivano pagate, magari condividevano un po' del vino, però era un momento di condivisione, no? E soprattutto era anche un momento di comunità, spesso e volentieri. Invece al momento, siccome tutto questo è regolato dall'Unione Europea, l'Unione Europea ci dice che per poter accedere ai terreni di una qualsiasi persona e poter staccare pure semplicemente un fico, bisogna avere un contratto lavorativo che dica che tu stai lavorando per questo contadino, lavori tot ore. In qualche modo è anche, dice, sicuramente viene dal fatto che volevano tutelare il lavoro, volevano evitare che ci fossero persone che non venissero pagate laddove dovevano essere pagate. Però questo non significa che dobbiamo mettere i limiti alla provvidenza, e quindi se io ho un genero che è di lì, è di passaggio e vuole aiutare, io ho tutto in regola, sono tutti al contratto, il mio genero vuole semplicemente donarmi delle ore del suo tempo, non lo possa fare. E invece siamo arrivati purtroppo a questo assurdo. We have another thing, like both in Italy, I don't know about Spain, but both in Italy and Romania, I once heard, read this article in which basically it's prohibited nowadays to kill the pig in the farm we were doing before. And killing the pig was like a special act of generosity in which, you know, we would basically share this moment and eat lots of meat and have wine and use all the animal from A to Z. And now it's simply impossible. So you have to call a professional butcher, and the meat has to be evaluated, and you have to go to the slaughterhouse, and you have to leave the animal, and you are basically not in charge of it. And when the end of the project is finished, you don't even know if it is your meat. Pig anymore. Yeah. And the pig just will come back to you, and you will have to process it with sausages. So at the end of the day, the only thing you can do possibly is to gather people to make sausages. That's it. Yeah. Stavo soltanto dicendo che abbiamo un caso simile con la festa del maiale. No? Prima, quando si uccideva il maiale, era una grossissima festa. E adesso invece sono tutta una serie, cioè è diventato un atto burocratico in cui... HACCP si chiama? Ah. Bisogna, però praticamente non si può fare più. Yeah, so that we are not even able to do jam or tomato sauce like before. This was another thing. La salsa si faceva a luglio agosto, no? She's doing it, but she's doing it. Ah. Angelica, non diciamo troppe cose in streaming. Non sapevo come dirtelo. Sì. Delle regole abbastanza. Okay, I should translate now. No, I will not translate all of it. Don't worry. Okay, carry on. No. Yeah, we have the same problem with the pig thing. It's again one of the things that we are not allowed anymore to do. So when we are talking about the acculturazione, no, the acculturation phenomena, this is also what it means. So you are not in charge. You are not any longer in charge of the things that were part of your duties. So like the Eskimos were not in charge anymore of educating their own kids.
They have to be educated by others. We are not in charge now of, you know, like collecting chamomile if our mother is sick and she needs some chamomile from the countryside. Now this is an offense. We are not in charge to kill our own pigs in the methods that we have been doing it for generations and generations, because now suddenly it's against health and security. Mm-hmm. Quindi sta dicendo ci sono tutta una serie di cose che non abbiamo più il permesso di fare, come prendere la camomilla, come uccidere il maiale. E questo hanno molto a che vedere con quello di cui parlavamo prima rispetto agli eschimesi, ossia gli eschimesi all'improvviso non hanno più la loro cultura, non la gestiscono più, non svolgono più attività così come le vorrebbero svolgere. Quindi significa che questo è un buonissimo esempio per quello di cui lei parlava prima della acculturazione, ossia la deprivatizzazione di determinate operazioni, strumenti, mezzi e metodi che in questo modo scompaiono dalla cultura di quella società. Yeah. And the treatment that we are getting as people from the countryside, as small farmers and stuff, is like as if we don't know how to do things. You know, they cannot trust us. So suddenly we are criminals. You know, suddenly if we take a chamomile from the countryside, this is an offense with the environment. So we cannot even access our own resources, the resources that we've been managing during generations. We cannot carry our own working tools because they are weapons now. They are not working tools. We cannot, you know, like communicate on the phone, blah, blah, blah. I mean, it's not that we cannot communicate, but I mean, they will find any possible means to get money from us by accusing us of misbehavior. You know, like in case you need to make a phone call in the middle of the countryside because you need to say something to someone in this moment, suddenly this is also a criminal act. And then again, it goes against our own organization system. We don't always organize labor according to, you know, like exploitation and fees and I don't know what. You know what I mean? We also organize labor as a gift that you give to someone. And this needs to be still our choice. If I decide to spend the entire afternoon helping my grandmother picking the apples, this is not a criminal act. I am the one who is in charge of my labor, or I should be the one in charge of my labor. And if I want to give it to someone for free, this is my personal choice. My grandmother shouldn't be accused of being exploiting me. You know, these kind of categories do not apply always to our world. Sorry. Quindi dice è interessante vedere questa trasformazione da un normale profilo di un contadino che raccoglie la camomilla perché magari la mamma sta male, piuttosto che trasporta il suo attrezzo perché deve andare in campagna, al profilo del criminale o possibile criminale, perché se prendi la camomilla stai offendendo l'ambiente, se porti le forbici sei un possibile omicida, c'è una trasformazione che sta avvenendo e che sta avvenendo anche abbastanza rapidamente. L'obiettivo finale che Assunzione vede in questo processo qual è? È quello di ottenere sempre più soldi, in modo tale che tu osservi questa situazione e ne abusi. E quindi ogni possibile operazione che il contadino adesso può fare viene bloccata da tutta una serie di regole. Queste regole fanno sì che non sei più libero di agire. Quindi dice, se io vado a lavorare da mia nonna e non mi voglio far pagare perché la voglio aiutare, devo essere libera di farlo, soprattutto perché apparteniamo a una società che si regge su regole diverse, ossia la comunità contadina o diciamo la società contadina non sempre ha a che fare semplicemente con scambio di denaro. C'è un'idea del dono, c'è un'idea delle risorse del tempo, c'è un'idea di interpersonalità che è anche fondamentale, tanto quanto il denaro. Quindi non è detto che per poter lavorare condicio sine qua non devo avere un contratto. Magari io voglio fare un regalo, voglio rendermi disponibile, voglio essere a disposizione dell'altro e non per questo la regola che mi viene imposta da un'entità esterna deve prendere il sopravvento sulla mia volontà di cittadina libera di fare qualcosa per un membro della mia famiglia o per un amico. One second. C'è una piccola regolamentazione rispetto a questo che però non è... esclude la famiglia o non la esclude, è i WOOF, W-O-O-F,
che sono un modo di viaggiare, di lavorare nelle campagne, essere ospiti, lavorando 5 ore al giorno in cambio di vitto e alloggio. È un baratto che si fa in tutto il mondo, è una catena a cui tu ti iscrivi per poter, ti iscrivi sia come azienda e sia come fornitore di servizi gratuiti, diciamo così, a cui ti devi iscrivere e devi essere anche accettato, regolamentato, eccetera, eccetera, anche questo. Però è un piccolo, è una piccola alternativa che ti consente di viaggiare il mondo, comunque conoscendo le aziende agricole di tutto il mondo. È questo. WOOF. So Angelica said that there is still an option, possibly an option, maybe there are several, but she knows one, which is, it's called WOOF, WOOF. Basically, it's a platform, and whoever wants to take part of it or benefit of it should register. So, like a kibbutz. So the idea is like they're these are called aziende agricole. Mm-hmm. Okay, hacienda. Hacienda agricola. So they get registered to the WOOF, and they say, I would really be happy to host someone. You can host someone offering food and offering accommodation, and getting back 5 hours of work per day. Okay, so this is a system. There are still some rules in the sense that in order for Masseria Sant'Agapito to be part of it, they have to be accepted by WOOF. It's not mm-hmm. that anybody. And also, there are certain sort of values that are shared, because it means that the people that are looking on the platform are people that are willing to be hosted mm-hmm. and to work for these 5 hours without payment, without a contract of any other sort. Mm-hmm. So she said this is an alternative in the sense that this would avoid to just use the regulation of the EU by having workers and contracts, and would still have some rules, but they are under a totally different parameter, in which is more of an exchange. Mm-hmm. And for the people that are working these 5 hours plus the food and plus the per diem and accommodation, it is also a way for them to go around the world and mm-hmm. to visit different, you know, houses, different countryside, different activities. So it's a way to explore it, it's a different way to know. Mm-hmm. Yeah. Yeah, yeah. Uh-huh. E come funziona la... E si chiama la settimana del baratto perché dura una settimana? Dura una sola settimana, che è novembre. Però in realtà ci sono varie strutture che lo proprio strutturano. Ok, so she's giving another example. I really don't know how, I mean, I remember this word in Spanish, but I don't remember, and I don't know it in English. Exchange, baratto, it was a form of economy during the medieval time when you would trueque. Give... Trueque, but I don't know in English. I don't know. So when you would give a pig and the Bart, okay. In Arabic, how? Well, it's mukhayr. A mukhayr. Yes, like exchange or replacement. Mm. Like you give something, you replace it with something else. Like Meat with meat, sugar yeah. with coffee. Yeah. Yeah, that's it. So Rosella is saying that there are different actors of the tourist industry, like B&B or hotels, and they decided to activate this week of exchange. Mm-hmm. Sometimes it's just a week and it's during November, and others they accepted to do all over the year. The people that are taking part of it, they can either just get the accommodation and food per diem mm-hmm. from the B&B or the hotel. And in exchange, they would either work inside the building, like painting walls or taking care of the garden, whatever, or even exchanging like goods.
So like their own olive oil or their own ham, tomatoes, whatever. So this is another form for these people. Also, again, sorry to add, but to get some knowledge about how these buildings and these, I don't know, like haciendas, like these entities are working, and on the other hand, to get the accommodation and to redistribute in a different way a sort of a local economy. Mm-hmm. Yeah, so these are formulas that are like trying to fix the problem, but the problem is still there. I mean, what I mean by this is like the problem is that our capacity to provide to develop our own cultural system is being limited, and is being again criminalized. And when we've been in the position where we have to defend ourselves, we have to find a new formula that can be this whole thing about Banco del Tiempo, no, like and stuff. But again, I mean, why can't we keep the our way of doing things? You know what I mean? Why we have to like just like find these other formulas that are more appealing to you know, who benefit more the urban thing? Because this is great that people from the city come here for 1 week, they work for free, and they understand something of the methodology. But I mean, what happens with us? Why my kids cannot help me? You know what I mean? Why I have to build, you know, like this NGO kind of like development framework in order to have a normal relationship, you know what I mean? Ok, quindi lei dice va benissimo, è importante avere delle alternative, queste possono essere delle alternative, però comunque non risolvono il problema della relazione. E poi il fatto stesso che per poter ritrovarci noi in una situazione normale in cui qualcuno magari vuole prestare servizio senza dover ottenere un contratto e rispondere a tutta questa regolamentazione europea, sembra quasi, o diciamo quasi implicito, che come se venissimo da un profilo criminale, che dobbiamo trovare un'altra opzione, un sotterfugio per avere invece quello che prima era normale. Quindi dice il problema non sta semplicemente nel valutare che ci sono delle alternative, meno male che ci sono, però in realtà il problema sta nel capire come ritornare a una situazione normale in cui effettivamente io, se voglio, posso avere i miei figli che mi aiutano e non devo stare a pensare a come iscrivermi a una piattaforma che mi porta a portare qui delle persone strane che non sono neanche del contesto, che non appartengono alla mia famiglia. Dice, il fatto stesso di avere questa possibilità può essere un arricchimento, però cioè, al di là di quello, perché devo sottostare a un sistema che non permette una naturale crescita, no, e sviluppo di questa attività, dove per esempio la padrona di questo posto potrebbe avere come lavoratore suo figlio. Very interesting. You said they treat us as if we don't know what we are doing. Mm-hmm. And this is very much related to what we were discussing in the morning about the production of knowledge mm-hmm. within the countryside, within the rural context. And I think that one of the reasons why we are treated as we don't know what we are doing is that there is a specific will to erase all this knowledge in order to let people absorb much more easily what they are told. And it's very interesting also the role of Europe, because many times we hear in Italy, I'm not sure about Spain, oh, this is European regulation, mm-hmm. so yeah. we have to abolish the market in the street because it is Europe that mm-hmm. imposes it to us. Yeah. But then that's the end of the conversation, right? And, halas. Yeah. And then you go to Brussels and we have plenty of markets in the streets. So many so many times it's our countries that are over simplifying mm-hmm. The European rules in order maybe not to take a critical stand, and maybe just because it is easier to find an easy, very clear motivation for what they want to do. Yeah, so again, I mean, you want to do this in Italiano? Ah, sì. No, dicevo che è interessante perché prima, parlando appunto della camomilla, del fatto di non poter più raccogliere la camomilla, Asunción diceva ci trattano come se non sapessimo cosa stiamo facendo.
Ed effettivamente sembra quasi che l'obiettivo sia quello appunto di cancellare quella produzione di sapere di cui parlavamo appunto all'inizio del workshop, anche al fine di rendere più facile l'accettazione di certe regole, di certe decisioni calate dall'alto. Poi vabbè, ho fatto una piccola parentesi rispetto ai regolamenti europei che tante volte vengono accettati da certi paesi in maniera totalmente acritica, quando in realtà basterebbe problematizzare e prendere una posizione chiara anche rispetto alle scelte dell'Europa, che molto spesso non sono assolute imposizioni, possono essere messe in questione, ma paesi ad esempio come l'Italia o come la Spagna non lo fanno. No, this is a perfect example of what we talked about. Of the whole thing of the, you know, the cultural colonization. How comes when somebody says, no, this is like this because of European regulation, that's the end of the conversation. Yes. So like Maximo was saying this morning, no? Like, it's inevitable. Sí. No, so we have to surrender, we have to, you know, like. Sì, no, dice Assunzione appunto che nel momento in cui appunto si afferma è una scelta europea, in qualche modo si blocca ogni tipo di dialogo e la conversazione è appunto finita, non c'è da fare che arrendersi a una scelta che sembra arrivata dall'alto. Sì, 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 si è totalmente impotenti. So within the idea of like you know, like dominance in the discourse, I'm thinking about cultural colonialism. We talked about, you know, like first you criminalize and you not validate the previous forms of culture. You believe that these guys, okay, the like this morning conversation, no, before the Greeks there was not culture. Before, I don't know, there's nothing there. So first you say no to any other forms of knowledge but the dominant one. And if it exists, you criminalize it and you make sure that this has a short life. Mm-hmm. E dunque torniamo un po' a quello che ci dicevamo stamattina rispetto al discorso dell'essere dominanti all'interno del discorso anche fra due o più culture. Appunto, come dicevamo con Massimo, esiste una cultura dominante che sembra dover necessariamente assorbire tutte le altre, come se tra l'altro nel momento in cui accettiamo che esiste una cultura dominante tutte le altre poi dopo fossero completamente inesistenti, come se ci fosse tabula rasa prima che la cultura dominante arrivi a imporre le sue ragioni. So once you destroy or not give value or like legitimize the existing culture, the next step is seduce it and make this weak culture, not weak, I mean, but now we're talking with double meaning here, then actually what you're bringing as a dominant culture is so much better, you know? So you have to seduce them and get them to believe that your aqueduct is better than the irrigation systems. Then the aeolic power is better than any other form of economy. E dunque in questa tipologia di relazione quello che succede è che appunto la cultura dominante si impone seducendo quella che adesso abbiamo chiamato fra di noi, anche perché c'è stato tutto il dibattito stamattina, la cultura più debole. E appunto attraverso questa seduzione la cultura dominante riesce a imporre i propri strumenti, la propria esistenza su quella appunto che abbiamo definito più debole. So in this answer machine, the way that this seduction game happens is when these companies try to seduce the farmer with the new products that they have, whether it's machinery or whether it's like fertilizers and stuff. So what we are going to listen now is the menu of the when they're calling to offer the farmer all of these sexy products to boom the production. E dunque uno degli esempi appunto di questa tipologia di relazione lo ritroviamo nelle grandi aziende che cercano di vendere prodotti, macchine, fertilizzanti ai produttori. E adesso il prossimo audio che ascolteremo appunto sempre tornando alla segreteria telefonica riguarda proprio questo. Okay, let me see if I know where this one is. One second, I want to. Pues quiero ofrecerme uno de sus herbicidas micro.
Yeah, this is the one. Okay. This is super difficult to translate. I can imagine also because lots of technical. It's technical, and all of the words have been taken from real catalogs of real products, and this is the way they talk. So maybe it's better you do that actually. Okay. But then I have to do the Italian for the English. For the English. Okay, no, let's do it step by step. First we go to Italian and then we do the English. Okay. So. Si quiero ofrecerme uno de esos herbicidas microgranulados ultralocalizados con efecto estante de membrana, pulse uno. Okay, se vuole offrirmi uno dei suoi microgranulati. Con doble membrana. I will play it again. Si quiero ofrecerme uno de esos herbicidas microgranulados ultralocalizados con efecto estante y doble. Con efecto starter y doble membrana. Con efecto starter y doppia membrana. Press one. Okay. So if you want to offer me one of these fertilizers that are micro focus and hyper, I don't know what, and it has double membrana, I have no idea, and it has the starter element, press one. So okay. What the hell is this language, you know? Like, who understands what is a microgranulado ultralocalizado con efecto starter? Con efecto starter, doble membrana. Doble membrana. membrana pulse 1. Si quiere ofrecerme insecticidas organofosforados de amplio espectro con acción translaminar de contacto estomacal y de vapor, pulse 2. È una pesadilla, no? Se vuole offrirmi degli insetticidi che c'hanno, non so che tipo di impulso. With vapore and... Con vapore, ultrastomacali, non so cosa significhi. Esatto. Presso due, prima due. So, yeah. Quiero ofrecerme a uno de esos abonos líquidos activados con triple efecto activador, pulse 3. Se mi sta chiamando. Para ofrecerme semillas híbridas de alto rendimiento. Y una gran rusticidad, pulse 4. Para semillas resistente al hopo F y mildio, pulse 5. Si quiere ofrecerme un insecticida neonicotinoide contra insectos chupadores y masticadores, por favor, pulse 6. Si quiere ofrecer. Jalás, va a. Johnny, we come to the nonsense. You know what I mean? We are in the nonsense of this language. How is this being used in order to promote the idea of efficiency to farmers? So if you're going to have a product, you cannot even pronounce the name, it must be bloody amazing. Yeah. Right? Quindi Assunzione dice, qua siamo arrivati proprio all'assurdo, ossia cioè, ci sono una terminologia che non appartiene al mondo di riferimento, soprattutto dice immagina che tu vuoi avere una conversazione con una persona, stai cercando di spiegare che cosa hai fatto con il prodotto che hai applicato e non sai neanche pronunciarlo, è praticamente... Yeah. Es precisamente lo que no quieres. yeah, I mean, it's precisely, so it's the whole game of seduction, you know? So again, one culture that I impose on the other one and talks about themselves in this glamorous way, yani, the doors are open, you know what I mean? Like, it's another form of conquer. Quindi questa, anche questa, questo super specialismo nella terminologia diventa un'altra forma di conquista. Laddove praticamente c'è cioè addirittura chi ne fa uso non sa neanche esprimere esattamente di che cosa sta facendo uso. Let me get another audio. One sec. Yeah. A ver, un momento. Para que le solicite un anticipo de la PAC, pulse 1. Para cobrar los intereses del crédito de campaña, pulse 2. Para cobrar las comisiones del préstamo para adquisición de maquinaria, pulse 3. Para que amortice el préstamo hipotecario que solicité para la adquisición de tierras, pulse 4. So this is the one of the loans. So again, it just mentions the different kinds of loans that this person needs to get. You know, from, I mean, like if you want to buy a cigarette almost, like, you know, you need to get a loan. So the level of debt than the farmers have, the endeudamiento, que no sé cómo. El nivel de endeudamiento, I mean, it's just like in every single sphere of your life. Almost if you want to buy a blender to make your, you know, gazpacho, you have to also ask for a loan, you know, it's just like, Quindi questo invece che aveva
che ci ha fatto ascoltare adesso è il messaggio sui prestiti. E la cosa assurda è sulla tipologia di prestiti, ossia dal messaggio della segreteria telefonica sembra davvero che addirittura per comprarti una sigaretta ci vuole un prestito, perché si arriva a un prestito per qualsiasi cosa possibile. Para cobrar la multa que... Si quiere ofrecerme uno de esos herbicidas... ¿Perdón? Para que solicite el pago a la ayuda de la PAC, Pool. Ah, pues mira, igual si yo así que... Bueno. Okay, so then, yeah, I didn't still play any of the responses. So far we've been playing just the secretaria... Yeah. Because then when you finally reach to the final stage, like the farmer's answer, and the voices are actually from my friends and family members, then are going to answer to this, you know, reply. So I mean, like, let's play, like, I don't know, let me spot one and we play it now. Quindi dice, gli audio che abbiamo ascoltato fino adesso sono soltanto i messaggi della segreteria telefonica. Poi invece ho degli audio in cui addirittura sono le risposte di chi ha fatto la telefonata. Dice, in questo caso ho fatto parlare ai membri della mia famiglia. O sea, que tengo que llamar a mi hijo, que viene detrás con la cosechadora para preguntarme en qué tierra vamos a empezar. Me pilláis y me cascáis una multa de 100 euros, más 3 puntos de carnet. Esto no puede ser. Una cosa es que yo haya creado una situación de peligro y otra cosa es que vaya con el tractor a 20 por hora por mitad de la cañada, que no pasa nadie, y esto no tiene sentido. Lo único que tenéis que hacer es sacar dinero, y estáis para sacarnos dinero. Esto se ha terminado. Estáis matando a la gallina de los huevos de oro. ¿Dónde estabais anoche cuando me robaron el gasoil? ¿Dónde estabais el otro día que me han quitado 8.000 kilos de chatarra? Hombre, no puede ser. So this is the final response of the farmer when the farmer, you know, reacts to, sorry, this is now playing another tune, this is so at the end, you know, like the final response of the answer machine, you have the real opinion of the farmer on the situation. So this thing that we listen is when the farmer gets a fine for being talking on the phone, and he's actually explaining the reason why he was calling, and why are they chasing him, and how on earth they managed to spot him talking on the phone. And the other day, when they stole from his farm 100 kilos of like chatarra, I don't know, like waste material, the police was not there. So how comes the police is busy like chasing the people who actually are working every day, and they are not there when the thieves appear and they take the property? Yeah, I'm just confused about one thing. So this is the contestador of the farmer. Yes. And now the farmer is answering. How come the... No, it's not an... I mean, it's a recorded answer. So once you go through the mode, you have at the end the real voice of the person, as if he could finally have a dialogue with whoever is calling. So, I mean, everything is a stage, everything is a parody, everything at the end is just an audio piece. It's a theater audio piece in the form of an answer machine. Okay. Quindi la voce che abbiamo ascoltato prima, is it your father? Yes. È suo padre che praticamente risponde all'accusa della multa per aver parlato con il telefonino sul trattore. E quindi dice, ma scusate, io stavo là, dovevo assolutamente chiamare mio figlio, non c'era altra condizione. È possibile che voi quando ci servite non ci state mai, e quando è che non ci servite state là a guardare cosa sto facendo col trattore? Dove eravate l'altro giorno quando mi hanno rubato il compost e se ne sono andati via? Cioè è possibile che voi praticamente non ci siete, ma che pensate, che avete trovato la gallina dalle uova d'oro? Qua la storia è finita, perché state sempre a chiedere dei soldi, volete solo soldi. E quindi io le ho chiesto, come non ho capito una cosa, questa è la segreteria telefonica del contadino, com'è che il contadino ci sta rispondendo? E lei ha detto, perché in realtà tutto questo è immaginato come se fosse un'opera teatrale che però ha come medium la segreteria telefonica, quindi in realtà non è che c'è una vera e propria segreteria. A un certo punto nell'ascoltare l'audio si arriva fino alla risposta di una persona reale. So at the end is how this answer machine operated. So this is a sound recording that I first record and then contact a telephone company. So I have a number in Spain that you can call
And this is how the artwork is being accessed. So the artwork now, we are talking in the format of a workshop, but the artwork actually live in this number that you can call. If you call from Spain, it's for free. You don't have to pay anything. You can listen to the entire piece. Wait a minute. A ver dónde está. So in the exhibition space, then there would be a phone? Well, the exhibition space could be, this is how we presented in Madrid. So I recreated this like office, you know, what it could look like, an office of an administration. This is where the phone was. And then anyone could call from there, but I mean, anyone can call at any time. Like this artwork lives in this number, and it can be accessed in any time of the day. And that would be the office of the campesino. I mean, no, this is an office of the administration. So this is actually the number. So this is the number, the answer machine is there. I mean, if anyone calls from a Spanish number, like from a house, it's a total free call, so the work can be accessed any time. Ok, quindi diciamo che il suo lavoro, la sua opera, così il progetto, giace in questo numero. Ossia c'è un numero reale, che è un numero telefonico che lei possiede, e chiamando questo numero, che è gratis da qualsiasi telefono spagnolo, risponde la segreteria telefonica che abbiamo ascoltato. E tutto funziona con prema 1, prema 2, prema... It works, no? Mm-hmm, yeah, you can select yeah. the yeah, option. Yeah. Ok. Invece, l'immagine che ci ha fatto vedere prima, can you go back to the office? Yeah. Quello è come è stato presentato, installato, quando lei ha fatto parte del progetto a Madrid. E questo è praticamente un ufficio di qualsiasi tipo di... uffici governamentali di cui abbiamo parlato prima, il visitatore della mostra poteva sedersi alla scrivania di questo ufficio, prendere il telefono e chiamare al numero dove giace il suo lavoro e fare tutta la telefonata. Quindi questa era diciamo la configurazione finale del progetto. The old king? And that, non si può... Non si possono fare... fotocopia a nessuno. No, non si deve né si possono fare fotocopia a nessuno. So this is an actual sign in a real administration building. Fotocopiare i libri per tuo figlio. So when thinking about the sustainability of the project, I was also thinking or trying to think you know, in like in rural terms, you know what I mean? I mean, why are we always depending as art practitioners? Why are we always depending on art funding? When there is funding, there's project, and when there is not funding, then there's no project, you know? Why the work needs to be only living in an exhibition space? So, I mean, this project, I mean, it was done under Campo Adentro, and exists still until these days in this answer machine, so its life is like forever, you know? It's not any longer depending on funding structures, it's not any longer about being invited to a show or not, it's an answer machine, it's an artwork that is there and it can be accessed anytime. Quindi dice, questo mi ha portato a un'altra domanda che riguarda proprio il profilo dell'artista, ossia chi ci dice che possiamo lavorare solo e soltanto se ci sono dei fondi per realizzare il progetto? I progetti si possono fare anche se i fondi non ci sono, possono essere realizzati, logicamente se ci sono le risorse. In questo caso, dice, questo è un progetto che non dipende da un fondo, fa parte di un progetto più grande che è il progetto di Campo Adentro, ma che in realtà continua a vivere ed è esistente grazie a questo numero telefonico e non ha bisogno di altro supporto. So tell me if I forgot something. Eh? Tell me if I forgot something. I don't know if you forgot something. No, good. So how this project relates to our previous conversation. So in one way, I thought like I needed this device to talk to two different, for who, no? We had this question before. Who is our audience? Who are we going to talk to? Why are we doing these things? And so it's like, okay, we need to, in one way, talk to ourselves, as in the farmers' community, and to realize the ways in which we are being seduced
or like conquered by other forms of culture, you know? Ok, prima di tutto vorrei cercare di far capire come questo progetto è legato ai concetti di cui abbiamo parlato stamattina. Perché stiamo ancora parlando dell'idea di acculturazione, stiamo ancora parlando dell'idea di dominazione. Quindi questo per esempio è un esempio di come una determinata struttura, che è quella, la struttura agricola europea dettata da certe regole, diventa accattivante, viene utilizzata come un attrattore per inglobare una cultura che non ne fa parte. And in the same time, if it's a problem of miscommunication, how can we also communicate to the administration and to show our frustration, you know? To present what is the real scenario? Because I'm sure, like, the people who are there in these offices designing all of these policies are probably doing it with the best will, you know, to try to solve problems. But the thing is, there's a cultural misunderstanding. Poi c'è un'altra cosa che ho saltato una parte della traduzione prima. Allora, prima di tutto è importante capire per chi lo stiamo facendo, questa domanda for who deve essere sempre presente. Secondo, rispetto alla questione anche di come tutto questo viene regolato e quello che accade all'interno degli uffici, io immagino che all'interno di questi uffici le persone agiscono con le più buone intenzioni del mondo, sono lì, però devono comunque seguire tutta questa serie di regole, delle quali probabilmente a volte non sono neanche molto informate, e quindi c'è un problema, probabilmente questo problema è un problema di comunicazione anche, rispetto alla posizione di chi queste regole le subisce, e che quindi potenzialmente deve poter voler dire qualcosa rispetto a come queste regole vengono fatte. At the end of the presentation in Campo Adentro, there was one person who is the representative of the Plataforma Rural, who had the idea to use the answer machine to talk to the to use it in their meetings with the administration. Per esempio, mentre questo progetto faceva parte di Campo Adentro, ci sono stati una serie di incontri, e in uno di questi incontri c'era il presidente di una piattaforma chiamata Plataforma Rurale, una piattaforma rurale. E questa persona, affascinata dal progetto di assunzione, ha avuto l'idea di utilizzare la segreteria telefonica per gli incontri che loro dovevano avere con l'amministrazione. So at this point I still don't know if they actually did. I don't know if they used the answer machine in their meetings. Because when this kind of like farmer syndicates, they meet with the administration and they try to come to an agreement, they thought that they could bring the audio just to, as a mirror. You know what I mean? It's like, this is who you are in our eyes. This is how we think that you are talking to us, you know, as if you were a machine. Quindi dice, io non so cosa è successo, non so se è stato utilizzato alla fine, so però che la loro intenzione era quella di portare la segreteria telefonica a questi meeting e di utilizzarla come se fosse uno specchio, in modo tale da dimostrare agli amministratori che si trovavano nell'incontro, guardate, questa è l'immagine che noi abbiamo di voi, questo è come vi percepiamo, questo è quello che noi pensiamo di voi. Yeah, so I have no idea, I mean, if this project is actually working in this kind of way, I mean, and now I'm going back to Spain in a couple of weeks, and I'm hoping to contact these people and see if they actually used it in this context and what was the outcome. Dice, sto aspettando adesso, un paio di settimane tornerò in Spagna e quindi non vedo l'ora di poterli contattare e di chiedere come e se l'hanno utilizzato, perché lei tra l'altro si diceva prima, gli incontri ai quali sto facendo riferimento, che sono gli incontri con l'amministrazione, sono incontri importanti in cui generalmente vengono prese delle decisioni e in cui bisogna anche trovare un agreement, un accordo finale. Quindi dice, non so effettivamente se alla fine davvero loro hanno utilizzato questa segreteria telefonica, come avevano detto, ma cercherò insomma di scoprirlo quando torno in Spagna. So yeah, I don't know. I would like to know your ideas now. I mean,
In relation not only to the specific project, but I mean, how do you think then this can help us to understand the earlier conversation we had? Quindi adesso vorrei sapere quelle che sono le vostre opinioni, non soltanto rispetto al progetto, ma anche rispetto a tutto quello che fino adesso abbiamo discusso e ci siamo detti da stamattina. Ma questa tutta cosa sta in Spagna, da tua parte? Che zona di Spagna ci sta questa? Burgos, Castilla e Leone. Solo un lato di Spagna, ma non è tutta Spagna così. Instead of like talking about wheat, they will talk about a different crop. You know what I mean? But I mean, in terms of bureaucracy, is pretty much the same. Allora, Said ha chiesto, vorrei capire di quale zona della Spagna stiamo parlando precisamente e soprattutto se le problematiche di cui tu ci stai raccontando sono di questa zona oppure possono essere anche associate ad altre zone della Spagna. Assunzione ha risposto, gli esempi che io vi ho fornito sono relativi a questa zona, ma le problematiche, seppur diverse, perché magari invece di parlare di grano parliamo di uva o parliamo di un altro prodotto, sono le stesse, perché la situazione a livello burocratico è la stessa in tutta la Spagna, ma non solo in tutta la Spagna, è la stessa in Italia. In tutta Europa, sì, sì. In tutta sì, Europa claro. Ormai, purtroppo. Claro, esattamente. Sì, sì, sì. Perché tu sempre parlato di europea, ma chi è dalla legge? Tu segui chi è? Chi ha questi non mette a te il segretario? Come tu rispondi alla persona, non lo so chi è. Come andate? Come non capisco, vivete in Sahara, non lo so, non c'è la comune, non ci sta. Come vivete staccati di Spagna? Ora, no, siete europei, la legge non capisco. Ma la legge europea prende sopravvento. Questo non ci sta in Italia, non dice no, ascolta. No, che cosa è uguale in Italia? Per la masseria che non vengono dettate dal comune di Lucera, dal comune di Troia, ma vengono direttamente dall'Unione Europea. Poi ci sono degli enti territoriali che le mettono in atto, questa è un'altra cosa. Infatti lei dice la segreteria telefonica non è direttamente a Bruxelles che ti rispondono, se no ti risponderebbero in inglese o in francese oppure, sì. Ma ti risponde un dipartimento spagnolo che però fa le veci dell'ufficio di Bruxelles. Cioè, quando noi parliamo dei fondi europei, sì. Ormai se tu vai all'aeroporto di Bari, è tutto fatto con i fondi europei, ci sono tanti cartelli, addirittura nel bagno, fondi europei. Sì. Ecco, quei fondi europei li ha gestiti la Regione Puglia, però come li deve gestire la Regione Puglia? Le regole non le decide solo, le decide in primis l'Unione Europea. Poi la Regione Puglia può dire, ragazzi, voi ci state dando i soldi per 10 mesi, noi non riusciamo così, riusciamo a fare 9, per voi va bene lo stesso, se arrivano a un accordo cambiano, ma la regola iniziale non la mette Bari, non la crea la Regione Puglia, la crea l'Europa, un ufficio che non sa neanche Masseria Santa Capita che cos'è, semplicemente mette una regola che deve andare bene per tutti, quindi facendo questo c'è un processo di omogenizzazione di tutte le cose, devono lavorare tutti nello stesso modo, quindi io non devo stare a pensare la differenza tra come lavora Rossella e come lavora Assunzione. Rossella sta qui e produce dell'olio, Assunzione sta a Burgos e produce pure lei dell'olio. Per me loro due devono lavorare nella stessa identica maniera, perché io alla fine della fiera devo avere un documento Excel possibilmente che leggo e leggo i risultati di Rossella e Assunzione sulla stessa linea e capisco come hanno lavorato. Questo è quello che conta. Anzi, non lo leggo neanche, ho semplicemente il software che analizza i dati. Basta.
No, but I want to understand. But wait a second, yeah. I'm trying to, because Said is actually asking something relevant, which is how come that in Holtis you are from a village that is in the middle of nowhere, in Spain, it's not even central, okay, it's this region. And it looks like the city hall, the province council, the regional council, they count zero, because it looks like the European community is deciding for all of you. Yeah. So how come this is possible? And he's thinking that this is not the situation in Italy. So I said, this is your idea just because sometimes we are not aware of the overall structure and understanding, but even if you just go to the airport in Bari, this is the example I gave, there are everywhere posters about the fact that the airport has been even created with European funds, which means that any sort of rule where the exit has to be, how the money has to be delivered, is being decided by someone that is not from here, is from outside the country. Then the money are arriving, and there is a mediator, which in general is locally based, mm-hmm. that try to adjust a bit, but the overall idea of how the project has to work, we don't decide it, unfortunately. And this for everything like this. For everything. I'm pretty sure, but no. I think that there is somehow a space for each country, as I said before, mm-hmm. to take a specific position. It's not that maybe for certain rules mm-hmm. they are the same for all of the countries, but there are some rules that can be questioned by each country. Like for example, if you go to a club in Berlin. I mean, what you say is this could not be in Italy, not at all, because it doesn't have this and this and the hygienic this and there is a series of rules that are not applied. So we are in Europe, we both are in Europe, but mm-hmm. for certain things, I think that some countries. Like take advantage of this European voice, which is nowhere, in order just not to problematize. I understand your point, but there is maybe I should translate it before, because if not it's too long. So Anna dice. Non ci credo tanto perché ci sono poi determinate... Parziale. È parziale. Ci sono alcuni casi in cui tu, per esempio, entri in un bar a Berlino e ti rendi conto che ci sono tutta una serie di cose, per esempio, che ne so, l'accesso alla toilette, no? Che non rispettano quei canoni che invece in Italia ci dicono che per poter stare aperto questo locale deve avere questo e quest'altro. Tipo, che ne so, adesso un locale che non c'ha un bagno pure per i disabili oppure una rampa d'accesso pure per i disabili può avere dei problemi per la persona. Ok, quindi dice può essere parziale. Sì. Capisco. No, a Bruxelles addirittura ho visto fumare persone dentro ai bar, che da noi non esisterebbe neanche. Però perché? Perché c'è un capovolgimento anche della regola. A Bruxelles ti dicono, tu vuoi fumare? Quando non sei autorizzato a fumare, vuoi fumare? Fuma. Però se qualcuno arriva che ti dice qualcosa, io dirò che c'è scritto sui tavoli, è a discrezione dell'utente. Significa che io, come il manager di questo locale, mi sono svincolata dalla responsabilità, te l'ho detto, qui non si può fumare, ma se qualcuno arriva ti becchi la multa tu come singola persona, mentre invece in Italia ti prendi la multa tu come gestore del locale, però perché qui non c'è scritto niente, non c'è scritto, cioè ci sono, sicuramente c'è un limite. Il problema di un'attività come io, ho visto il tabacchino, serve mettere la carta di 18, per esempio per comprare sigarette serve 18 anni, se entro in un tabacchino non trovo queste carte, si fanno la multa. Certamente. Anche dove un posto si gioca, si serve vicino a tutte le parti. Ma questa è una regola, ne capiamo, perché noi non vendiamo a una 10 anni, la ragazza fuma a 8 anni, non è il problema quello, serve un'altra maniera per vincere, non è queste maniere, vengono a fare il controllo, tu prima di fare il controllo a una cosa, vedi il prezzo dell'altro, perché questi frutto 1 euro, quella 1,50 euro, alla 3 euro. Allora io come un cittadino dove voglio andare a comprare?
non ci sta, vanno controllo a me se un ragazzo fuma una canna o se una bottiglia in mano invece in mezzo alla strada. Ma controllate, che cosa serve controllate, perché la tassa prendete da noi, chi ha lavoro paga la tassa, paga mutua, paga queste, paga queste. La polizia non è con noi, contro noi. Noi dai i soldi a lui, per lui fai controllo a me, ma controlla che serve controllare. Non è solo in Spagna, anche in America. America piange più di tutto il bardo, solo televisione, Casa Bianco, come il Castello Bianco, come sfasciata, come la stessa cosa ha fatto lei. Al mondo tutto è sfasciato. Sì, noi, quelli, la cosa bella, siamo, chiariamo i problemi di tutti. Il tuo problema ce l'ho io, anche lei. Ma questo serve mettere in mezzo all'uomo. Non mette a Santa Capita, sentiamo 3-4. Penso io, queste televisioni non sente nessuno italiano. Hai capito? Ma il problema allora sempre si è scosto, come quando tu sei trattore, fai la multa. Ma chi è tu, vai ma multa? Io non ce l'ho, non pago e non pago, perché io c'ho il telefono, ma io sono un parte, ce l'ho la foto. Che vuole tu? Io come personalmente non ce l'ho niente da togliere da me. Per camminare in Italia io sono pagare tasse in Germania. Perché la mia macchina, se io faccio in italiano, costa 1.700, 1.800 assicurazione. Se vado in Germania mi fanno 600 euro, la strada buono, il semaforo passato, bellissimo. Là non cambi la gomma, solo spostare dell'inverno e dell'estate. E basta. E qua no, qua il buco a terra ci sta. Se rovini la macchina, ti compri una macchina non dura. Capito? Bisogna fare il trattore e la tua macchina, bisogna fare il turista, bisogna fare il pullman per andare a compagnia là, per vivere, sopra il vivere, non vive, sopra il vivere. E purtroppo non ce l'hai, quello è il bello, basta, mi serve la voce, mi serve una... Beh, stringi un poco, perché noi viviamo, se lo sai fare tu e vinci, se lo sai fare lei ha un gusto, vinci, se lei lo sai fare vinci, ma serve un po' tempo, serve sempre qualcuno spingi, la vita è un poco dura, ma chi è nato su queste terre, dice, perché hai fatto nascere? Secondo me Ok, I will try to sum it up. It's a bit difficult, but what he is trying to say is that, of course, we were speaking about the rules, and okay, so he was thinking that, yeah, of course, there should be also different rules, or at least this is what I got all of it. And instead of just thinking about the fact that there are differences and difficulties in different places like Italy and Germany, we could expand even more and think that US is crying, like is desperate. There are lots of different problems. So this problem is generalized. The same problem that he has got, you mm-hmm. you have got the same problem. And for a reason or another, this is what I got. I think that it doesn't think that it's effective anyway to try to create something that can treat all the places like if it was the same thing, mm-hmm. okay? Which I suppose that we all agree with is yeah. But I think that also there is something that we should say in order to make this clearer. It's not that the EU is treating every place as if it was the same place. Not at all. They are trying to adjust. Also because they know that there are different dynamics. Mm-hmm. What we were trying to say is just that they decide the rule. So for instance, if they know that they impose a rule in the UK and people are going to follow it, actually even more, even too much they are going to follow it, and they will not think to any different escamotage, to any different alternative. But if they are going to do the same in Italy, the first thing is that you will try to have an alternative to that. I can't kill the pig, let me think what I can do now. So they will try to put even more rule, and they will try to create something that creates barrier. Unfortunately, it's like that. When you read
the policies that they are sending, sometimes they are tougher in certain places. And there are examples of people that were thinking about an alternative. Serve ragazzi e sopra sopra fanno una cosa, una città, ma non sempre al nord, ad esempio, sempre al nord, sopra dove non ci sta nessuno, vedi solo il giornale sopra, il giornale nostro qua, siamo, come ti dice, siamo in Spagna, la maglia forse, non stanno come Africa, vai in una zona là, non fanno entrare nella zona, non vogliono fare crescere. Però solo il turista vengono a buttare 300-400 euro e non se ne vanno, capito? Ma non andiamo avanti, capito? Vedi il televisione, per esempio, delle castane fanno il pane, fanno la medicina, fanno tutte. Allora non siamo mescati, perché il nostro politica in generale, di Bruxelles, tutto uno vuole fare il gallo, capito? Come vuole dire, uno vuole fare il presidente. No, siamo tutti occupo di questi, portiamo tutti questi oro a fuoco sopra. Se io no, poi sotto tavola il dollaro, poi sotto l'iana, poi sotto un altro soldi per coprire, capito? Adesso tutti i calici, mo esce il pannello solare, che voi hai detto, sei casino. Li metti tutti in Italia, pannello solare, ancora in Italia non c'è la corrente. Non c'è la corrente. Noi adesso questi pannello solare, noi prendiamo la corrente di Francia. Perché è forse, capito, tasse questi, come tu hai permesso a vendere Alfa Romeo Ferrari in Cina. Tu bisogna pagare tasse qua, tu non vuoi, vendi la corrente e noi vendiamo. Adesso vogliamo vendere in Marocco, ma il Marocco ha visto così, vedi qua, mi metto io il pannello solare, capito come? Ti va a vendere il pomodoro, perché il pomodoro in Europa non ci sta, è commercio, capito? Commercio di mafia, non torniamo di, non lo so spiegare meglio. No, sì, sta chiaro. Io voglio lavorare, voglio lottare, adesso ho fatto tanti guerra. Vuole andare a Bari per portare il grano a Turchia. Diciamo Turchia, bello, Turchia vuole entrare, non fanno entrare, una storia troppo lunga. Per vendere il grano, perché c'è la guerra, il grano si vende, costa assai, se alza l'Italia, il grano si alza. Sì, noi buttiamo, non buttiamo, la gente lascia la terra, non vuole stangare, già 7.000 euro della Stato, mi mette così io, e va bene, hai capito? Diciamo ci sarà 7-8 ettari di terra. Se mi prendi 7.000 euro, se non faccio niente, va bene. Se faccio per me. Ma per vendere il grano non ci sta il commercio, perché c'è un gallo, qua c'era due galle, tre galle. Le grano bisogna portare per forza loro. E le prezze fanno loro. A bugiare il grano un anno, due anni, dopo topo si mangi, e dopo si mangi il topo vendi. Allora vendono dove? La buttano al mare, ma non danno, vendono. Bruciano il mercato, questi, bercolino il grano, bercoliamo il pomodoro, cogliamo 10%, 90% buttiamo a terra. E non abbiamo fatti tutti. E tu non guarda la televisione, ti guarda Berlusconi là, che mette la televisione, quelle là, la musica, la donna, balla, quelle là, rubato. E allora non vediamo niente del problema nostro. Noi per vinciamo, mi serve... mettiamo la piazza, capito? Comune, ti mette una cosa tutta per cantare i problemi, per parliamo, per andiamo avanti. Questo è il mio. Madonna, io non Ok. So the first proposition is that there shouldn't be the European power, but in reality each single city should re-empower itself in order to manage. And the fix should come from young people, women and men. Together, they should gather, they should re-empower the situation, and they should have a vision about what they want to do. Because the reality is that even if I have an idea and I would like to explore it forward, there is a local system that doesn't help me to do that, because there are certain mechanisms that I have to follow. So he gave the example.
If I'm just producing wheat and I want to sell this to Turkey because there is war over there and therefore the price of the wheat is going to be higher, which could re-empower the economy in Italy, I can do that. Why I can do that? Because I'm producing the wheat locally, which is in Lucero's area. In this Lucero's area, there are two free people that are in charge of the local business. Mm-hmm. So they would like to have the wheat for themselves in order to sell to whatever they want. Mm-hmm. I can act in a state of resistance and say, I'm not gonna sell, I'm not gonna sell, I'm not gonna sell, and put this in storage. But after a while, the rats will come and will eat my wheat. So I finish the wheat anyway. So there are two solutions. Either I take the wheat and I throw it in the sea, or I just give it to the local managers that are not going to improve my economy. I'm just going to make a service for them, mm-hmm. which is to provide the product that they need. The same goes, Saida said, no, non posso venire. The same, è difficile. Aspetta. The same goes for the tomatoes. So for instance, they get like some sort of, I don't know how to say, suggestion or rules in which when they are taking the tomatoes, instead of taking all the tomatoes, they are leaving 90% of the tomatoes on the soil, maybe because they are telling them, if the tomato is not exactly perfect and mm-hmm. pure and whatever, don't even take it, mm-hmm. okay? So the tomatoes are staying on the floor, and just the 10% of the oil production of the tomatoes is going into the market. So what he's saying is that what we should actually do is to have a sort of an agora, a space where we can speak through and we can analyze what are the problems and not try to get to what the North is actually telling to us, because the strategy of the North is that you just pay 300 euro holidays, this is amazing, and that's it. But this is not an economy. In the sense that people are going there, they are investing their money, and there is nothing growing. Mm-hmm. And on the same time, the people here are also saying, okay, I'm getting the benefit of the state, 7,000 euro per year, and I can stay at home having holidays because I don't need more. That is, I shouldn't, you know, I don't have to invest more energy mm-hmm. in order to get that. So basically what he's looking is like a sort of problem, which is also local, but potentially is the different areas, not just these areas specifically, which for a reason or another, there are certain dynamics that are not providing possibilities for local producers to really develop. Yeah. So no matter what is the rule with Europe, this is what he's trying mm-hmm. to say. Libia, adesso Libia, sotto a noi, Marocco sotto a noi, diciamo, lavoriamo bene, Grecia e Puglia. Noi siamo italiani, siamo europei, sì. Non dare solo l'arma, tecnologia di raggio, tecnologia questi, il grano siamo noi, stiamo mangiando il polcione, stiamo mangiando il topi, il grano nostro, non c'è niente, capito? Per fare la porta, per fare lavorare pari con Spagna, solo per cosa decide persone, basta, questo è il lavoro. Italia sono solo questi da dare. Questa è la cultura per fare vincere questi metà Italia. Non fanno vincere. Io ho lavorato, porta macchina qua, in Germania, per porta in Africa, porta in tutto il mondo. Le qua non fanno funzionare. Libia, compri una macchina in Germania e portati in Germania di Hamburg, fini là. Non portare qua per fare lavorare quelli porta, no. Non fanno, come si dice, è staccato. Staccato. Sono mezza Italia, sono operai. L'altra mezza Italia sono ricchi. Ricchi senso saranno stipendi. Sono stipendi fine mese, lavorano la donna, questi qua non lavorano. La gente studia qua, ma non hanno niente da fare. Non ci sta la possibilità, la chiede la Banca Europea, per fare la domanda prendi i soldi della Banca Europea, quelli ti fai la domanda, vuole mezzo.
parlo faccio così. Se voglio fare vincere a te, ti prende da questi 100.000 euro, 200, 3.000, mi serve in mezzo a lui. Allora mi dice io no. Tu mi dai uno, domani si posso dare in metà, dare un altro uno, ma fammi vincere. No, quelli che fanno la domanda a te vogliono mezzo. Perché io ho provato 16 anni fa per fare queste domande. Chi fa la domanda vuole mezzo dei miei soldi. Io ho chiuso e non ho fatto l'attività. Ok, so now he provided another example, which is with about Libya. Mm-hmm. He's saying like the thing is that it looks like they created a whole system in order for Italy to sell certain things. It's not that we are not having a market with certain places. We don't have a market with certain places for certain sort of goods. Mm-hmm. So, for instance, with Libya, we could sell wheat. But we are selling weapons. Mm-hmm. So. Said, io non ce la faccio. Okay. So. Let's translate this, no? Okay, so, and basically what he was saying is that they are selling the weapons, they are not selling the goods, and by doing that, there is like a sort of regulation that doesn't really allow for a further market to happen. So, he said, I tried many ways, and I tried to do it with my own sources, like my car and the things like that, but of course it's much more difficult. And one of the reasons is that, of course, everything starts with the inequalities that are present in this country, because half of the country is rich, half of the country is poor. It's not really like that, but let's assume. And also that any time that you have to do something, there is a percentage of money that you have to pay in order to do that something. Yeah. So at the end of the day, it's better not to do anything. I mean, or at least this is the final solution, that people are not doing anything, because it just gets too complicated. Yeah. Okay, so ci fermiamo qui, facciamo una pausa di 15 minuti e ci rivediamo subito dopo la pausa. Grazie.